Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora. 9 marzo 2020, un giorno che avrebbe segnato per sempre la storia della nazione. Fu per molti, infatti, l'ultimo giorno di vita normale, almeno fino ad oggi. Proprio un anno fa il Premier Conte si presentava in diretta nazionale a reti unificate per annunciare il lockdown. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Dal mattino seguente, infatti, l'Italia sarebbe stata zona protetta a causa della pandemia di Covid-19. Uno shock per molti. Un coprifuoco nazionale serrato come in tempi di guerra, chiuse palestre, piscine, cinema, teatri, musei, centri culturali, chiese, bar, attività, discoteche, annullato ogni tipo di manifestazione sportiva, strade deserte, controlli serrati per circa 2 mesi e scenari apocalittici. L'unica via d'uscita, nel vero senso della parola, era il balcone di casa, con tanto di cartellone con su scritto «Andrà tutto bene». Mentre l'hashtag «Io resto a casa» impazzava sul web e tra i profili social. Ad un anno di distanza sono cambiate molte cose e forse in peggio. I contagi non si fermano, le morti da Covid neppure. La diffusione del virus continua inesorabilmente e lo stato d'animo delle persone inizia a subire il colpo, per non parlare della crisi economica che si annuncia drammatica, lunga e profonda. E quindi non è andato bene niente o quasi. Oggi 9 marzo 2021 l'Italia ha superato i 100.000 decessi, i vaccini procedono a rilento e il neo premier Mario Draghi annuncia misure restrittive. Dopo un anno l'Italia si trova ad affrontare nuove sfide. Il rischio di un nuovo lockdown si fa concreto, complice anche la velocità di diffusione delle varianti. La guerra contro il Covid non è ancora finita e dopo un anno gli unici alleati su cui poter contare sono i vaccini e ancor prima il buon senso.